Ciao ragazzi, sono Marco Fox 2 e oggi siamo qui tornati in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo video perché oggi ragazzi siamo qui ritornati come ogni anno. Vi dirò la mia squadra su Fantacalcio e ragazzi mi raccomando, per questo video almeno dobbiamo raggiungere i 10 mi piace, mi raccomando ragazzi, spolliciate a cui non potete. Poi vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. E vabbè, possiamo iniziare con la lista, cioè diciamo tutta la lista delle rose. Io qua nel telefono ce l'ho. E nulla, andiamo a vedere, quindi adesso vi dirò la mia rosa, ovviamente qui alla mia sinistra usciranno tutti i giocatori, ok? Allora, iniziamo dai portieri. Il fantacalcio vi ricordo che l'ho fatto in 8, con 7 amici. E poi abbiamo avuto 400 fantacrediti a testa con dei bonus. Con dei piccoli bonus, tipo se arrivavi ai centrocampisti ci si davano 100 crediti a ogni squadra. Questo era arrivando ai centrocampisti. Invece, arrivando agli attaccanti, si davano 35 fantacrediti in più di bonus, perché abbiamo deciso che 400 fantacrediti più, diciamo, 135 di bonus in tutto per tutte le squadre, penso che andava bene. Infatti tutti quanti sono stati d'accordo per questi bonus e per questi fantacrediti pure. Noi abbiamo scelto diciamo, tutti questi fantacrediti perché non volevamo avere troppi fantacrediti, tipo come 600, 700, 800, 900 e 1000. Quella è troppo esagerata. Invece noi l'abbiamo fatto un po' più serio, che abbiamo fatto con 400 fantacrediti. E vabbè, allora iniziamo con la rosa, che vi devo dire, perché il video durerà tanto, ma comunque ragazzi, cercatelo di vederlo fino alla fine, mi raccomando. Allora, iniziamo dai portieri. Allora, io in porta, che sa che infatti si scende. Ah, eccolo qua. In porta io ho Cranio del Cagliari, Belez come terzo portiere della Salernitana e Handanovic dell'Inter. Allora, io innanzitutto, scusate per la suoneria, io diciamo che per Handanovic me lo sono voluto prendere perché l'anno scorso l'Inter innanzitutto è stata campione d'Italia, ma poi perché Handanovic ha realizzato grandi parate nelle partite più importanti, tipo che ne so, con Napoli, chi è che si ricorda Handanovic sul tiro di Politano, di Insigne. Infatti l'Inter lì vinse 1-0, una partita in cui era immeritata. Poi chi si ricorda contro la Roma, Handanovic, ovviamente sto parlando dell'andata, perché il ritorno, vabbè, avevano giocato con le riserve. Poi vabbè, con la Juve pure all'andata sempre. Quindi, cioè, diciamo, me lo sono potuto prendere perché poi, vabbè, ha pure grande esperienza Handanovic. Invece, non come Cragno e Belez, che sono giovani, devono crescere ancora. Cragno che l'ho preso poi perché lui è un portiere che l'anno scorso ha salvato molti fantallenatori. E quindi io me lo sono voluto prendere come secondo portiere, come dice Handanovic. Poi andiamo avanti con Belez, portiere, diciamo, piuttosto, diciamo, non trovo l'aggettivo, portiere
piuttosto rischioso, possiamo dire, perché già alla prima giornata, infatti questo video lo sto registrando per dirvi ovviamente la rosa, lo sto registrando il 26 agosto di giovedì, ok? Quindi domani deve iniziare la seconda giornata, io ho già fatto la prima giornata e ho perso 3 a 2. Ah! E vabbè, comunque, poi andando avanti con i portieri, Pelez, secondo me, subire già 3 gol da Bologna alla prima giornata, non parlo. Quindi cioè, già significa, già avete capito che cosa? Che Pelez non lo deve mettere titolare. Quando sarà in forma lo metterò. Oppure Mandano, Icio, Cranio, che ne so, non giocheranno, lo metterà lui. Vabbè, andiamo avanti con i difensori, ok? Andiamo avanti. Allora, con i difensori io ho preso Singo, Lyokjinas, poi Milenkovic, Venuti, Kasdrop, Ferrari e Tolian. Sono 8 difensori, no? Ma comunque, innanzitutto Ferrari l'ho preso perché fa. Anzi, no, scusate, pure Erlich dello Spezia. Vabbè, innanzitutto Ferrari l'ho preso perché fa molti gol di testa. Poi Tolian l'ho preso perché mi serviva un terzino di riserva. Erlich l'ho preso per la stessa cosa di Ferrari. Lyokjanis, ho visto la sua ultima stagione, ha fatto molto bene col Cagliari, la stessa come Singo del Torino. Milenkovic infatti mi ha fatto un po' felice la prima giornata con un gol contro la Roma. Quindi c'è, diciamo, ci sta, diciamo, la difesa. Poi vabbè, andando avanti con Venuti e Kasdrop, li ho presi. Allora, Venuti l'ho preso a uno perché non avevo, volevo cercare un terzino svincolato, e Kasdrop l'ho preso perché mi serviva un terzino titolare, che Dumfries ho provato a prendere pure Di Lorenzo, ma Hernandez, ma niente, non ce l'ho fatta. Andiamo avanti con i centrocampi, tutti i miei amici ovviamente. Allora, io a centrocampo chi tengo? Mo' lo dico subito. Salemakers, Chiesa, poi Veretout, Aramu, Lobotka e poi tengo anche Damsgaard e Barak. Allora, ho preso Damsgaard perché ha fatto un europeo pazzesco. Solo questo. Solo per questo l'ho preso. Barak, anche lui, soltanto che, diciamo, al fantacalcio dell'anno scorso mi ha fatto molti gol contro e quindi quest'anno l'ho voluto prendere io. E poi Veretout, vabbè, un centrocampista che secondo me, raga, ha tutto. A tutto quello che deve avere un giocatore, nel senso che ha il controllo palla, ha un buon tiro, ha un buon cross, ha un buon passaggio, riesce a fare il dribbling, riesce poi a, che ne so, a verticalizzare la palla, cioè sa fare di tutto, Veretout. Infatti doppietta con la Roma contro la Fiorentina la prima giornata. Poi andiamo avanti con Salemakers. L'ho preso perché Salemakers gioca titolare col Milan e secondo me quest'anno potrà fare molti gol con il club rossonero. Poi Lobotka l'ho preso come la stessa cosa di Salemakers, che credo che si potrà prendere Lobotka stavolta un posto da titolare nel Napoli.
perché nelle amichevoli di precampionato Lobotka ha fatto molto bene. Ovviamente Demme è un infortunato e chi lo sa quando ritornerà, ma io sono felicissimo di vedere Lobotka titolare nel Napoli perché così si potrà sbloccare. Andiamo avanti poi con Chiesa, motivo, le partite dell'Europeo che ha fatto. Vabbè, poi pure perché è un buon. Poi vabbè, andiamo avanti con Dam, no, scusa, Damscat, con Aramu del Venezia, che è un rigorista nella squadra veneta, giusto? Valencia si trova in Veneto, scusate, sono un po' impreparato sulla geografia. Ma comunque Aramu, ora che è stato espulso, è un giocatore che ricordiamo fa molti falli, ma comunque un rigorista che non sbaglia quasi mai un rigore, ho gufato, però credo che mi porterà molte gioie a questo fantacalcio pure lui. Quindi sarà un'ottima promessa. Andiamo avanti poi con dopo vi dirò chi è. Poi andiamo avanti con Osimhen, Insigne, Barrow. Poi aspetta, scusate, gli altri. No, aspetta, ok. Osimhen, Barrow, Zola e Gonzalez. Quindi questi sono gli attaccanti che ho preso, ricordiamo che poi Zola è positivo al Covid, poi Miki Gonzalez, ottimo attaccante della Fiorentina che sta facendo molto bene, soltanto che nell'ultima partita con la Roma forse non ha fatto chissà che cosa. Poi parliamo di Josen, quello lì che vi ho detto. Josen è un attaccante che a me già mi piaceva l'anno scorso in Serie B. Vi dico una partita che ho visto nel Venezia. L'unica partita che ho visto nel Venezia è stata la Coppa Italia, Verona-Venezia. La partita che è finita 2-2, non mi ricordo, sa più 3-3, poi ai rigori ha vinto il Verona. Ma comunque, nel primo tempo Verona stava vincendo 2-0, al secondo tempo entra Josen, un certo ragazzino, si chiama Josen, che fa un gol, un assist che fa il 2-2. Poi segna anche, fa anche fare il terzo gol a Venezia, soltanto che poi, diciamo, al 120esimo, il risultato di 3-3, ci fu un contropiede del Venezia, che Lee Josen fece un errore clamoroso a porta vuota, sbagliò. Ma questo può succedere a tutti gli attaccanti giovani. Poi, ecco perché l'ho preso, quindi credo che in questa stagione possa fare tanto bene, più dell'anno scorso ovviamente. Poi andiamo avanti con Osimhen, l'ho preso perché credo che con Spalletti farà molto bene, la stessa cosa con Insigne. L'ultimo attaccante che rimane è Barrow, che ha fatto molto bene col Bologna la scorsa stagione e quindi credo che farà bene anche in questa stagione in coppia in attacco con Arnautovic. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale di nuovo, lasciate like, noi ci becchiamo nel prossimo video.